Linea Emilia. Quando ho pensato al titolo di questo lavoro, che mi è venuto in mente Linea Emilia, ho capito subito che era il titolo giusto. Mi è piaciuto tantissimo, fin dal principio. In tutte queste fotografie la linea c'è, è fondamentale. Una linea che può essere un percorso, può essere una strada, può essere un sentiero, un fiume, una cascata. E allo stesso modo la linea rappresenta anche il mio percorso come appassionato di fotografia. Marco Freschi sicuramente tiene una percezione personale e un'impressione personale, una sua rivelazione del paesaggio, però opera poi per distaccarsene. Allora, intanto un bianco e nero che non è quello, per dire, non so, di Weston, di Ansel Adams, che cerca di graduare tutti i grigi in un modo apparentemente naturale. C'è sempre un tendere all'architettura, però non è mai fotografia di architetture. C'è sempre fotografia di paesaggio, ma non è mai il paesaggio, è qualcosa che scivola verso la percezione un po' laterale. E questa è un'altra cosa che appartiene molto alla fotografia emiliana, alla fotografia appunto da Ghirri in avanti. Non è mai il grande monumento, non è isolare l'oggetto, la figura, è la cosa è vicino a casa. Il territorio è effettivamente per me un bene vero e proprio da tutelare, da rispettare. Probabilmente c'è uno scopo documentale, cioè la volontà di poterlo immortalare in una fotografia e quindi preservarlo dal suo cambiamento che naturalmente avviene. Freschi, usa un bianco e nero molto forte, usa questa tecnica che è la fotografia all'infrarosso, nata per finalità scientifiche, per vedere qualcosa che a occhio nudo non vediamo. Ecco, anche qui l'infrarosso, in una certa fotografia, direi soprattutto dagli anni 50 del secolo scorso in avanti, viene usato per far vedere qualcosa che l'occhio magari non vede, ma quello che c'è dietro all'occhio pensa, vede in modo diverso. Quindi, come lo si immagina, un certo tipo di immagine che si vuole dare romantica del paesaggio, l'equilibrio dei colori che si altera. Ecco, ritorna una fotografia che non è più di riproduzione del paesaggio e di documentazione della topografia dei luoghi, ma di produzione visibile della propria, esperienza di questi luoghi. La fotografia all'infrarosso essenzialmente consiste nell'utilizzare un supporto che è in grado di registrare non solo la luce visibile, ma anche quella parte di luce che appunto è l'infrarosso che l'occhio umano non riesce a vedere. Questa tecnica permette effettivamente di registrare informazioni che normalmente non si vedrebbero, ma soprattutto in bianco e nero rende dei contrasti che sono surreali, rendono l'immagine surreale. Un incontro importante sicuramente è stato circa 9-10 anni fa con un fotografo professionista della nostra zona, il mio amico Benito Vanicelli, fotografo di Castelnuovo Monti. Le foto di Benito erano incredibili, erano bellissime. Lui attraverso questa tecnica dell'infrarosso, era riuscito a tirar fuori dei paesaggi, degli scorci che era impensabile poter ottenere in un altro modo. Da quel momento in poi io non ho potuto fare a meno di cercare di capire come si potesse ottenere gli stessi risultati. Ed è lì cominciato quel lungo percorso faticoso perché non è certo facile riuscire ad utilizzare questo tipo di supporto, mi ha portato ad avere poi il repertorio dal quale Linea Emilia ha tratto molto, ha tratto quasi il 90% delle fotografie disponibili.
grazie appunto all'infrarosso, che ha una sensibilità del tutto diversa rispetto a quella del nostro occhio, si arriva a cieli completamente neri. Sembra che a tratti certi paesaggi, certi campi siano veramente di un altro pianeta. Ecco, c'è un filo surrealista anche che percorre queste immagini. Abbiamo detto i paesaggi con le nuvole che sembrano dimagrite. Questi paesaggi un po' fantascientifici da un altro pianeta fanno venire in mente, non so, le copertine, ricordo straordinarie dei romanzi Urania, di questo autore si chiamava Karel Tolle, che poi nell'opera anche non solo grafica rimandava molto a Max Ernst, un'idea surrealista germanica molto romantica, molto trasfigurata. E anche questo mi sembra che ci sia, la visione del bosco dietro casa che diventa assolutamente esotica, sembra la foresta in Transilvania, qui dietro potrebbe esserci la carrozza di Nosferatu in un fotogramma di Dreyer invertita in negativo. C'è un reinventare continuamente una realtà che non è assolutamente riprodotta, ma produce qualcosa di diverso. Ci sono situazioni in cui il paesaggio sembra che ti stia parlando di qualche cosa che non è lì in quel momento. E se alcuni soggetti nei miei lavori sono trasfigurati rispetto alla realtà, a volte sono così diversi dalla realtà, è perché in quel momento io ritenevo che quella doveva essere l'atmosfera che questo luogo doveva darmi. E poi non mi interessa se l'osservatore non si ritrova in quel soggetto. Se io decido di fotografarlo in quel modo è perché in quel momento quel luogo mi diceva che voleva essere fotografato in quel sistema. È un viaggio anche veramente dentro alle scritture fotografiche diverse. Il cannocchiale dei portici di Via D'Azeglio a Parma è ridotto a delle tracce grafiche molto violente, molto crude, come anche la vista dall'interno del portico qui di Valle Re, del grande complesso monumentale della corte di Valle Re. Soprattutto questa del portico con le travi diroccate rimandano a un altro autore molto importante per la fotografia di Reggio Emilia, del territorio, oltre che per quella nazionale per certi aspetti, che è Stanislao Ferri, grande professionista che ha sempre rifiutato per sé l'aggettivazione di fotografo-artista, con un occhio per la luce, per la grafica, quindi per l'idea di costruzione di scritture su una pagina bianca di quello che è l'immagine, ecco queste macchie di luce, questa griglia del tetto diroccato. Ecco, tanti impianti sono veramente debitori, credo, comunque vicini, quasi un omaggio, l'opera di Stanislao Ferri. Ritengo le fotografie di Farri, alle quali chiaramente le mie si rifanno, come un modello molto lontano dallo standard qualitativo al quale io posso attualmente accedere. E anche Vanicelli rientra per me in questo tipo di riferimenti, anche se per il suo carattere probabilmente Benito non ha pubblicato quello che ha pubblicato Farri, ma senz'altro le qualità che questo piccolo uomo di montagna è riuscito a dare alla fotografia in bianco e nero, per me sono un modello fondamentale. In altri casi il paesaggio coltivato, le righe che ordinano in qualche modo la visione dei campi, fanno venire in mente un altro grande autore, che sicuramente Farri ha presente, Mario Giacomelli. Mario Giacomelli che riprende il naturale, con un'idea molto leopardiana del territorio, la natura che distrugge,
l'uomo che in qualche modo ferisce coltivando la terra, il naturale, e il naturale che prima o poi si rimangia tutto, la luce stessa che nella fotografia sbianca e cancella tutto. Fra le immagini che trovo più straordinarie è l'ultima, questa che arriva proprio al disabitato completo, siamo credo in alta montagna, c'è un tronco d'albero irriconoscibile, sembra una torre diroccata, c'è un'idea di romantico della natura che sta distruggendo se stessa, del tempo che passa e rende tutto rovina, in cui la distinzione fra naturale e artificiale, fra naturale e antropizzato, è giustamente annullata. Nel lavoro di Linea Miglia ci sono diverse fotografie che mi hanno impegnato in camera oscura in una maniera pesante. Le foto, per esempio, di Valle Re sono fotografie in cui la luce era talmente violenta che poi per riuscire a tirare fuori i dettagli in camera oscura ho dovuto lavorare ore e ore, ore e ore. Però comunque alla fine il risultato è arrivato. C'è un valore aggiunto nel fare le fotografie in questa maniera, non solo perché si porta avanti il modo di fotografare che si è sempre utilizzato anche nel secolo scorso, secolo prima ancora, cioè della camera oscura, ma anche perché quella fotografia in realtà è irripetibile anche per me. Io non riesco a ristampare la fotografia identica se ritorno il giorno dopo in camera oscura. La foto stampata in camera oscura è un pezzo unico. Un anno fa, quando mi trovavo in questo stesso posto, mi ricordo che quella giornata era una giornata nuvolosa, non c'era luce, però dietro le nuvole c'era il sole e sembrava che dovesse venire fuori da un momento all'altro. E io avevo investito su questo, nel senso che mi sono fermato qui diverse ore con la macchina sul cavalletto, aspettando che effettivamente questo raggio di sole che io stavo cercando arrivasse. E alla fine è arrivato. In quel momento ho scattato. Qualche secondo dopo è sparito e la foto non sarebbe potuta essere realizzata. Qui ci sono le fotografie che sono nate molto tempo fa e che dialogano con fotografie dell'anno scorso. E questo perché? Perché c'è una parola chiave dietro tutto questo, è la ricerca. Io chiaramente 10 anni fa non avevo in mente Linea Miglia, però sicuramente avevo in mente di portare il mio contributo a una cosa che amo tantissimo, che è il mio territorio, il mio paesaggio. Il territorio è effettivamente per me un bene vero e proprio da tutelare, da rispettare. Questo mi capita di fare questo ragionamento nella quotidianità, anche nel mio lavoro. Il mio lavoro per forza di cose incide il territorio, agisce sul territorio. Il mio lavoro consiste nell'avere un pezzo di terra dove non c'è niente e quando ho finito di lavorare su quel pezzo di terra c'è un edificio. Se uno ha questo valore, ha questa sensibilità, credo che sia un valore aggiunto, credo che sia la direzione giusta dal momento in cui si comincia ad avere la consapevolezza che il territorio è un bene che ci è stato tramandato e che dobbiamo a nostra volta tramandare.